Ma cosa stai facendo? Ma presto! Preparati a servire gli avventori per bene, perché il buon nome di una bottega dipende dalla buona maniera di quelli che vi servono. Padrone, per dirvi la verità, questo lavorare di buon'ora non è fatto per la mia salute. Eppure bisogna cominciare a lavorare a buon'ora, presto, perché a buon'ora presto vengono quelli che hanno da far viaggio, i lavoranti, i marinai, i barcaruoli, tutta gente che si alza di buon mattino. E bisogna servire tutti. È veramente una cosa che fa crepar di ridere vedere anche i facchini venire a bevere il caffè. Sicuro, perché tutti cercano di fare quello che fanno gli altri. Una volta correva l'acquavite, ora è in voga il caffè. Il caffè! Sarà, ma non si vede venire nessuno a bottega. Si poteva dormire almeno un'altra oretta. Verrà, verrà della gente. Non vedi? La bottega del barbiere ha già aperto. E anche la pisca è aperta. In quanto poi alla pisca hanno fatto nottata. A Messer Pandolfo avrà fruttato bene. Ma quel cane frutta sempre bene. Guadagna nelle carte, guadagna negli scrocchi, guadagna con chi bara. I denari di chi va là dentro sono tutti i suoi. Non ti innamorare mai di questo guadagno. Ricordati che la farina del diavolo va tutta... In crusca! La sapevi? Bravo. Povero signore Eugenio, Il giuoco lo ha rovinato. Signore Eugenio, che poco giudizio. Dico, ha per moglie una giovane bella, di garbo, anche con una certa... E corre dietro a tutte le donne. E in più giuoca da disperato. Sono galanterie che si può permettere. E gioca sempre con quel conte Leandro. Ah, anche quel signor conte poi, un bel fior di virtù. Basta chiacchiere. Vai a tostare il caffè per farne una caffettiera di fresco. Ci metto gli avanzi di ieri sera. No, facciamolo buono e carnevale. Signor padrone, ho poca memoria. Quant'è che avete aperto bottega? Ma lo sai, in circa 8 mesi. E allora è arrivato il tempo di mutar costume. Come sarebbe a dire? Quando si apre una bottega nuova, si fa il caffè perfetto. Dopo 6 mesi al più, carnevale o no, acqua calda e brodo lungo. Va. Beh, però è in gamba, Farà bene nella mia bottega. Messer Pandolfo! Volete il caffè? Sì, fatemi il piacere. Trappola! Caffè per Messer Pandolfo! Sedete, accomodatevi. No, bisogna che io lo beva presto e che torni al lavoro. Messer Pandolfo, giocano ancora in bottega? Con grande impegno. Già a quest'ora? Giocano da ieri. E a che gioco? No, un gioco innocente, al faraone. Beh, insomma, e come va? Per me va bene. Vi siete divertiti a giocare anche voi? Sì, anch'io ho tenuto banco. Un poco, un poco. Compatite, amico, io non ho da entrare nei vostri interessi, però non sta bene che il padrone di una bisca giochi anche lui, perché se perde si fa burlare, ma se vince... fa sospettare. A me basta che non mi burlino, del resto poi che sospettino quanto vogliono, non ci penso. Amico caro, siamo vicini e io non vorrei che vi accadesse qualche disgrazia. Sapete che per il vostro gioco già altre volte siete stato in cattura. Ma io mi contento di poco, Ho buscati 2 zecchini e non ho voluto altro. Ah, bravo, pelar la quaglia senza farla gridare. E a chi li avete vinti? Al garzone d'un orefice. Male, malissimo, perché così si dà mano ai giovani di rubare ai loro padroni. No, via, non mi venite a moralizzare. Io bricconate non ne fo. So giocare, Son pure fortunato e per questo vinco. Bravo, bravo, il signore Eugenio ha giocato questa notte? Gioca anche adesso. Non ha cenato, non ha dormito e ha perduto tutti i denari. E quanto ha perduto?
100 zecchini in contanti. E ora perde sulla parola. E con chi gioca? Col signor Conte. Con quello? Appunto, con quello. E con chi altri? No, loro due soli, a testa a testa. Oh, poveraccio, sta fresco davvero. Ma che vi importa a voi? Mi importa, mi importa. Come sapete, io ho aperto questa bottega con l'aiuto del mio padrone di allora, che era il padre del signor Eugenio. E io con questa voglio vivere onoratamente e non voglio far torto alla mia professione. Oh, certo, però anche nella vostra professione vi sono dei bei capi d'opera. Ma ve ne sono in tutte le professioni. Avete anche voi gli stanzini segreti. È vero, ma non si chiude la porta. Il caffè non lo negate a nessuno. Vabbè, le chicchere non si macchiano. Ma si chiude un occhio. No, non si chiude proprio niente. Quale occhio si chiude? Nella mia bottega non viene che gente onorata. Ah, siete ancora un principiante. Che cosa intendete dire? Carne! La servo! Per carità, liberate da quel tavolo quel povero signore Eugenio. Sentite, per me che perda pure la camicia, non ci penso! Signore, il caffè che faccio? Lo segno? No, no, e perché? Ce lo giocheremo a primiera. No, no, io non sono uno dei vostri clienti. E allora non dimenticate che i miei clienti si servono alla vostra bottega. Mi meraviglio che vi attacchiate a queste piccole cose. Carte! Eccomi! Che bel mestiere! Vivere sulle disgrazie e sulla rovina della gioventù, no? Ah, per me non sarà mai che io mi perda o nel gioco o in una bisca. No, 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 no. Caffè, caffè! Già che col caffè si guadagna il 50%. Ma che cosa vogliamo cercare di più? Ecco qui quel che non tace mai e che sempre vuole aver ragione. Caffè! Subito servita, caffè! E vieni di nuovo, Ridolfo? Ah, in verità non saprei, signore. Ah, non si è ancora veduto nessuno a questa vostra bottega. Eh beh, è ancora presto. Presto? Sono suonate le 10. Oh, illustrissimo signor, no, non sono ancora le 8. E via, buffone. Vi assicuro, signore, che le 8 non sono ancora suonate. E via, asino! Ella mi strapazza senza ragione. Ho contato in questo punto le ore, vi dico che sono le 10. E poi, guardate il mio orologio, questo non fallisce mai. Ah, bene, se il suo orologio non fallisce, osservi, il suo orologio medesimo mostra che sono le 7:45. Eh? Non può essere. Che dice? Il mio orologio va male. Sono le 10, le ho sentite io. Ma dove l'ha comprato questo orologio? L'ho fatto venire di Londra. Ah, e l'hanno ingannata. L'hanno ingannato perché? Perché le hanno mandato un orologio cattivo. Come cattivo? È uno dei più perfetti, viene di Londra. Se fosse perfetto non fallirebbe di 2 ore, no? Questo va sempre bene, non fallisce mai. Ma se segna le 8:15 e lei dice che sono le 10... Il mio orologio va bene. Dunque allora saranno le 7:15, come dico io. Il mio orologio va bene, tu dici male, guarda che non ti dia qualche cosa nel capo. Ecco il caffè. È una bestia. Ah. Ah. Si è veduto il signor Eugenio? Illustrissimo signor, no. Sarà in casa a carezzare la moglie. Che uomo effeminato, sempre moglie, sempre moglie. Non si lascia più vedere, si fa ridicolo. È un uomo di stucco, sempre moglie, sempre moglie. Altro che moglie! Ha passato tutta la notte qui a giocare da Messer Pandolfo. E che ho detto io? Sempre gioco, sempre gioco. È venuto da me l'altro giorno con tutta segretezza.
a pregarmi che gli prestassi 10 zecchini sopra un paio d'orecchini di sua moglie. Tutti gli uomini sono soggetti ad avere qualche volta bisogno, ma non tutti hanno il piacere poi che si sappia in giro. Per questo sarà venuto da lei, sicuro che lei non dice niente a nessuno. Oh, io non parlo, fo volentieri servizio a tutti e non me ne vanto. Eccoli qui. Questi sono gli orecchini di sua moglie. Gli ho prestato 10 zecchini. Vi pare che li valgono? Io non me ne intendo, ma credo di sì, sì. Ma non c'è il vostro garzone? Sì, beh... Chiamatelo, no? Trappola, trappola, trappola! Eccomi! Vieni qua. Vado al gioielliere qui vicino. Fagli vedere questi orecchini che sono della moglie del signore Eugenio. E dimandagli da parte mia se valgono i 10 zecchini che gli ho prestati. Dunque questi orecchini sono della moglie del signore Eugenio? Sì, non ha più niente, è morto di fame. In che mani è capitato? E al signore Eugenio non importa niente di far sapere i fatti suoi a tutti? Ah, io sono una persona alla quale si può confidare un segreto. E io sono una persona alla quale non si può confidare niente. Perché? Perché ho un vizio. Che ridico tutto con facilità. Male, malissimo! Se farai così perderai il credito, nessuno si fiderà di te. Ma come ella l'ha detto a me, così io posso dirlo a un altro. Ma va, 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 va a vedere se il barbiere ha tempo per farmi una barba, va, va, va. Va bene, vado, la servo per 10 quattrini. Vuole bere il caffè e vuole un servitore a suo comando. Sì, va, signore, che cosa fa quella ballerina qui vicina? Ah, in verità non lo so. Mi è stato detto che il conte Leandro la tiene sotto la sua tutela. Di grazia, signore, il caffè sta per bollire, mi voglio fare i fatti miei. Il barbiere ha uno sotto. Appena avrà finito di scorticare quello, servirà Vossignoria Illustrissima. Senti, sai niente tu? Quella ballerina che sta qui vicino. Della signora Lisaura? Sì. So e non so. Ah! Raccontami qualcosa. Ma se racconterò i fatti degli altri perderò il credito e nessuno si fiderà più di me. A me puoi dirlo. Sai chi sono, io non parlo. Il conte Leandro. La pratica. Alle sue ore, la pratica. E che vuol dire alle sue ore? Vuol dire quando non dà nell'occhio. Ah, bravo! Ora capisco, è un amico di buon cuore, non vuol farle danno. Anzi, desidera che la si frequenti per godere anche lui delle sue care grazie. Oh, che trappola malizioso! Va, 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 va a far vedere gli orecchini, va, 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 va. Al gioielliere, lo posso dire che sono della moglie del signore Eugenio? Sì, diglielo pure. Tra il signor Don Marzio ed io formiamo una bellissima segreteria. Ridolfo! Eccomi, signore! Se voi non sapete niente della ballerina, vi racconterò io. In verità, signore, io dei fatti degli altri non me ne curo molto. Ma sta bene sapere qualche cosa per potersi regolare. Ella è protetta da quella buona pezza del conte Leandro ed egli dai profitti della ballerina ricava il prezzo della sua protezione. Invece di spendere mangia tutto a quella povera diavola che per cagione di lui è costretta a fare quello che forse non farebbe. Ma io sono qui tutto il giorno e posso attestare che in camera sua non vi entra altri che il conte Leandro. C'è la porta di dietro, pazzo, pazzo, sempre flusso e riflusso, alla porta di dietro, pazzo! Cioè, io vado alla mia bottega, se ella usa la porta di dietro, cosa importa a me? Io non vado a dar di naso a nessuno. Bestia! Così parli ad un par mio? Domando perdono, non si può dire una facezia? Dammi un bicchiere di rosolio. Pure, questa barzelletta mi costerà 2 soldi. Questa poi dalla ballerina, voglio che tutti la sappiano. Ecco il rosolio. Flusso e riflusso.
per la porta di dietro. Oh, schiavo, signor Eugenio! Che ora è? Sono le 10 ore sonate. Il suo orologio va bene. Caffè? Subito, la soppiervo subito. Amico, com'è andata? Caffè! Subito! Avete perso? Caffè! Ho capito, ha perso tutto. Signore Eugenio, una parola. Sì, lo so quel che volete dirmi. Ho perso 30 zecchini sulla parola, sono un galantuomo, li pagherò. Ma il signor Conte è di là che aspetta. Dice che ha esposto al pericolo i suoi denari e vuole essere pagato. Pagherei qualsiasi cosa per sapere cosa dicono. Ecco il caffè. Andate via! Ha vinto 100 zecchini in contanti. Mi pare non abbia gettato via la notte. Via, queste non sono parole da giocatore. Vossignoria sa meglio di me come vanno le cose in materia di gioco. Signore, il caffè si raffredda. Lasciatemi stare! Vabbè, se non lo voleva... Andate via! Lo beverò io. Che cosa dicono? Non ho sentito. Lo so, quando si perde si paga, ma quando non ve ne è, non si può pagare. Sentite, sentite, per salvare la vostra reputazione, sono un uomo capace di trovarvi 30 zecchini. Bravo, bravo! Caffè! E ora bisogna farlo. Sono 3 ore che domando caffè e ancora non me l'avete fatto. Io gliel'ho portato, ma ella mi ha cacciato via. Dio, glielo ordini con premura. Ditemi... Vi dà l'animo di darmi un caffè? Ma buono, via, da bravo. Quando mi dia tempo, lo servo. Animo, Pandolfo, trovatemi questi 30 zecchini. Io ho un amico che ve li darà, ma vuole un pegno? È un regalo? Non mi parlate di pegno che non se ne fa nulla. Ho quei panni a rialto, che voi ben sapete. Obbligherò quei panni. Quando li venderò, pagherò. Pagherò! Ha detto pagherò! Ha perso sulla parola. Beh, benissimo. Che cosa vuol dar di regalo? Fate voi quel che occorre a proposito. Sentite, non vi vorrà meno di uno zecchino alla settimana, eh? Uno zecchino di usura alla settimana? Ecco il caffè. Andate via! Di nuovo. Uno zecchino alla settimana? Ma per 30 zecchini, via! È una cosa discreta, eh? Insomma, lo vuole o non lo vuole? Andate via, che ve l'ho detto in faccia! Poveraccio, il gioco l'ha ubriacato. Signore Eugenio, vi è qualche difficoltà? Volete che l'aggiusti io? Niente, signor Don Marzio, la prego di lasciarmi stare. Se avete bisogno, comandate. Niente, le dico che non mi occorre niente. Messer Pandolfo, che avete voi col signor Eugenio? Un piccolo affare, che non abbiamo piacere si sappia in tutto il mondo. Io sono amico del signor Eugenio, so tutti i fatti suoi e sa che non parlo con nessuno. Gli ho prestato anche 10 zecchini per un paio d'orecchini, vero? E non l'ho detto a nessuno. Si poteva risparmiare anche di dirlo adesso. Ma qui con Messer Pandolfo possiamo parlare in libertà. Avete perso sulla parola? Avete bisogno di nulla? Sono qui. Per dirgliela, ho perso sulla parola 30 zecchini. 30 zecchini? E 10 che ve l'ho dati sono 40. Gli orecchini non possono valere tanto. 30 zecchini glieli troverò io. E trovategliene 40, mi darete i miei 10 e vi darò i suoi orecchini. Maledetto sia quando mi sono impicciato con costui. Ma perché rifiutare i denari che vi offrisce il signor Pandolfo? Perché vuole uno zecchino di usura alla settimana. No, io per me non voglio niente. È l'amico che fa il servizio che vuole così. Sentite, fate una cosa. Parlate con il signor Conte, ditegli che mi dia 24 ore di tempo. Sono galantuomo, lo pagherò. Ho paura che gli abbia ad andar via e che voglia il denaro subito. Se potessi vendere una pezza o due di quei panni, mi spiccerei. Sentite, volete che trovi io, Oh sì, caro, fatemi il piacere che vi pagherò la mediazione. Lasci che dica una parola al signor Conte e vado subito. Avete perso molto? 100 zecchini che aveva riscosso ieri e 30 sulla parola. Potevate portarmi 10 che vi ho prestati. Via, non mi mortificate più, ve li darò i vostri 10 zecchini. Il signor Conte si è addormentato con la testa sul tavolino. Io intanto vedo di fare quel servizio. Se si sveglia, ho detto al garzone che mi aspetti. Vossignoria, non si parta di qui, eh? V'aspetto in questo luogo medesimo. Questo tabarro è vecchio, ora è tempo di farmene uno nuovo. A sue spese! Venite qua!
Sedete. Beviamo un caffè. Caffè? Ah. A chi gioco giochiamo, signore Eugenio, eh? Si prende spasso dei fatti miei. Caro amico, compatite, sono stordito. Caro signore Eugenio, se solo volesse darmi retta, non si troverebbe in queste condizioni. Sì, avete ragione, non so che dire. Facciamo così, adesso io le porto un bel caffè, eh? E poi dopo ne parliamo, bene? Caffè? Certo, signore. Avete saputo della ballerina che pareva non volesse nessuno? Il conte la mantiene. È certo che la mantiene, vince zecchini a centinaia. Io ho saputo tutto. Come l'avete saputo? Io so tutto, sono informato di tutto. So quando va, quando esce, quello che spende, quello che mangia, so tutto. Ma il conte è il solo. C'è la porta di dietro! Ecco due buoni caffè! Che dite, Ridolfo? So tutto io della ballerina? Signore, io già le ho detto che dei fatti degli altri non me ne impiccio! E dunque, questa signora ballerina è un capo d'opera! È una roba di tutto gusto! Ridolfo, lo so io! Allora, visto che mi si chiama in testimonio, bisogna che io dica la verità! Tutta la contrada la tiene per una donna da bene. Una donna da bene? Sì. Una donna da bene. Sì, e io dico che in camera sua non vi entra nessuno. E la porta di dietro, flusso e riflusso. Ma sì, ella pare una ragazza piuttosto savia. Oh, sì, savia. Il conte Leandro la mantiene e poi ci va chi vuole. Io qualche volta ho provato dirle delle paroline, ma non vi ho fatto mai nulla. Scommettiamo? Io vengo qui a bevere il caffè ogni giorno e per dirla non vi ho mai visto andare nessuno. E non vi ho detto che ha la porta segreta là nella strada remota? Vanno per di là! Sarà così? Senz'altro! Signore illustrissimo, se vuole farsi fare la barba, dice al barbiere che deve andare subito. Vengo! È così come vi dico, eh? Vado a fare la barba e come torno vi dirò il resto. Ah, carissimo. Ridolfo. Sì. Questa signora ballerina si è rivelata. Oh, ma lei sta a sentire al signor Don Marzio, ma non sa che lingua è. Sì, lo so che è una lingua che taglia e fende, ma parla con tale franchezza che conviene dire che i sappia quel che dice. Ma il conte la mantiene. Il conte la frequenta. Anzi, si dice che la voglia sposare. Beh, se fosse così non vi sarebbe nulla di male. Ma dice il signor Tomazio che in casa sua vi va chi vuole. E io vi dico che non vi va nessuno. E io vi dico che vanno per la porta di dietro. Per la porta di dietro. Oh. Vede, è un uomo di questa fatta. Sì, quando si è cacciato una cosa in testa, vuole che sia in quel modo. E dice male di tutti. Non so come faccia sempre a parlare dei fatti altrui. Oh, le dirò, ha poco da pensare dei fatti suoi e per questo pensa sempre e solo a quelli degli altri. È veramente fortuna il non conoscerlo. Appunto, caro signore Eugenio, ma come ha fatto a intricarsi con lui, eh? Non aveva altri a cui domandare 10 zecchini di prestito? Anche voi lo sapete! E l'ha detto qui pubblicamente! Caro amico, sapete come va? Quando uno ha bisogno s'attacca a tutto! Bisogna che paghi 30 zecchini che ho perso sulla parola! Vorrei liberarmi del tormento di Don Marzio e ho qualche altra premura. Se posso vendere una pezza di panno, fo tutti i fatti miei! Che qualità di panno è quello che vorrebbe vendere? Panno padovano vale 14 lire il braccio. Ah, e vuole el che veda io di farglielo vendere a, diciamo, un buon prezzo? Ma vi sarei ben obbligato. Mi dia un poco di tempo e lascio operare me. Tempo, eh?
Volentieri, ma quello aspetta i 30 zecchini. È vero, ma come si fa? Ah, facciamo così. Venga, 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 favorisca, favorisca. Venga qui e lasci fare a me. Ecco. Mi scriva un ordine che mi vengano consegnate due pezzi di panno padovano e io medesimo in questo momento le presterò i 30 zecchini. Ed io vi sarò obbligato e saprò come sdebitarmi. Ah no, ah no, vi faccio maraviglia, eh? Io non pretendo di guadagnare alcun soldo, per carità, lo farò soltanto per la buona memoria del suo signor padre che è stato mio buon padrone dal quale riconosco la mia fortuna. Io non ho cuore di vederla assassinare da questi cani. Voi siete un gran galantuomo. Favorisca di scrivere l'ordine in carta tutto quanto per esteso. Sì, sono qui. Voi dettate e io scriverò. Sì, come si chiama il primo garzone del vostro negozio? Pasquino dei Cavoli. Pasquino dei Cavoli. Consegnerete a Messer Ridolfo Gamboni pezze due di panno padovano a sua scelta. A sua scelta, perché ne tragga profitto per conto mio, avendomi egli prestato gratuitamente zecchini 30. Mi mette la data, si sottoscriva, si è sottoscritto? Ecco qua. Molto bene. Caro signor Eugenio, si fida ella di me? Non vuole. E io mi fido di lei. Questi sono i 30 zecchini. Ed io mi sono tanto obbligato. Caro signor Eugenio, io glieli do perché lei possa comparire puntuale ed onorato. Le venderò io i panni al miglior prezzo, anzi vado subito senza perder tempo. Però, ma vi permetta che io faccia con lei un piccolo sfogo d'amore in nome dell'antica servitù che le professo e della buona memoria del suo signor padre. Quello che vostra signoria tiene è la vera strada che porta a fallimento. Presto presto si perde il credito e si fallisce, si va in rovina. Lasci stare il gioco, lasci stare le male pratiche, attento al suo negozio, alla sua famiglia, si regoli con giudizio. Ecco, poche parole ma buone, dette da un uomo ordinario, ma mi creda di buon cuore. Ecco, se le ascolterà, sarà meglio per lei. Eh? Bah, non dice male. Confesso che non dice male. Mia moglie, povera disgraziata, che mai dirà? Questa notte non mi ha veduto. Già le donne, quando non vedono il marito in casa, pensano 100 cose, una peggio dell'altra. Avrà pensato che fossi con altre donne, o che fossi caduto in un canale, o che per i debiti me ne fossi andato. L'amore che ella ha per me la fa sospirare. Anche io le voglio bene, ma mi piace la mia libertà. Vedo però che da questa mia libertà ne ricavo più male che bene. Bisognerà poi risolversi e mettere giudizio. Quante volte ho detto così? Eccola! Grand'aria! Ho paura di sì che vi sia la porticina di dietro. Padrona mia riverita! Serva vostra! È molto signora che si è alzata dal letto. In questo punto? Ha bevuto il caffè? È ancora presto, non l'ho bevuto. Comanda che la faccia servire. Bene obbligata, non si incomodi. Niente, mi meraviglio! Trappola! Portate a questa signora caffè, cioccolata e tutto quel che ella desidera. Pago io. La ringrazio, la ringrazio. Il caffè e la cioccolata li faccio da me. Avrà della cioccolata buona. Per dirla, è perfetta. La sa far bene. Mi ingegno. Vuole che venga io a darle una frullatina? È superbo. Via, verrò a beverla con lei, se mi permette. Non è per lei, signore. Apra, via, che staremo un'oretta insieme. E mi perdoni, ma non apro con questa facilità. Vuole che vengo per la porta di dietro? Le persone che vengono da me vengono pubblicamente. Apra, via, non facciamo scene. Signor Eugenio, ha veduto il conte Leandro? Magari non l'avessi veduto.
Hanno forse giocato insieme la scorsa notte? Purtroppo sì, via, ma che serve? Che stiamo qui a far sentire a tutti i fatti nostri. Apra via che le racconterò ogni cosa. Vi dico, signore, che io non apro a nessuno. Ma forse bisogno che il signor Conte le dia il permesso, lo chiamerò. Se cerco del signor Conte, ho ragione di farlo. La servo subito, e qui Misca, che dorme. Non dormo, no, non dormo. Sono qui, che mi godo la bella disinvoltura del signor Eugenio. Che ne dice dell'indiscretezza di questa signora? Non vuole aprirmi la porta? Ma chi vi credete che ella sia? Beh, per quel che dice Don Marzio, flusso e riflusso. Mente Don Marzio, e chi lo crede? Bene, non sarà così, ma non potrei io col vostro mezzo avere la grazia di rivenirla, eh? Fareste meglio a darmi i miei 30 zecchini. I 30 zecchini ve li darò. Quando si perde sulla parola vi è tempo a pagare 24 ore. Vedete, signora Lisaura, questi sono quei gran soggetti che si piccano d'onoratezza. Non ha un soldo e pretende di fare il galante. I giovani della mia sorta, caro signor Conte, non sono capaci di mettersi in un impegno senza comportarsi con onore. Questi sono 30 zecchini. Queste belle facce, quando non ne hanno, ne sanno trovare. Tenete i 30 zecchini e imparate a parlare con i galantuomini della mia sorta. Ah, m'ha pagato. Dica quel che vuole, non mi importa. Aprite! Tutta la notte a giocare. Oh, aprite! Andate al diavolo! Aprite! Per questa volta vi apro. Egli sì, ed io no! Non so chi sono se non gliela faccio vedere. Un poco di carità. Un poco di carità. Alla povera pellegrina. Ah, quest'anno corre la moda delle pellegrine. Signore, per amor del cielo, mi dia qualche cosa. Ma che vuol dire questo, signora pellegrina? Si va così per divertimento o per pretesto? Né per l'uno né per l'altro. E per qual causa si gira il mondo? Per bisogno. Bisogno? Di che? Di tutto. Anche di compagnia? Ma di questa non avrei bisogno. Se mio marito non m'avesse abbandonata. Mio marito m'ha abbandonata. La solita canzonetta. Di che paese siete, signora? Piemontese. E vostro marito? Piemontese, egli pure. E che faceva egli al suo paese? Era contabile d'un mercante. E per qual causa se n'è andato via? Per poca volontà di far bene. Ah, questa è una malattia che ho provato anch'io e ancora non ne sono guarito. Signore, vi prego, sono arrivata in questo punto a Venezia. Non so dove andare, non conosco nessuno, non ho danari. E che siete venuta a fare qui a Venezia? A vedere se trovo quel disgraziato di mio marito. Beh, come si chiama vostro marito? Flaminio Ardenti. Flaminio Ardenti? Mai sentito un tal nome? Ho timore che il nome se lo sia cambiato. Beh, girando per la città, se vi è può darsi che lo troviate. Se mi vedrà, fuggirà. Dovreste fare così. Siamo ora di carnevale. Mascheratevi, così più facilmente lo troverete. Ma come posso farlo se non ho nessuno che mi assista? Non so nemmeno dove alloggiare. Ho inteso, ora vado in pellegrinaggio anche io. Se volete, questa è una buona locanda. Ma con che coraggio? Ho da presentarmi qui alla locanda, non ho neppure di che pagare il dormire. Cara pellegrina, se volete un mezzo ducato, ve lo posso dare. Ma più del mezzo ducato, io avrei cara la vostra protezione. Non volete il mezzo ducato? Volete qualcosa di più? Eugenio con una pellegrina sarà qualche cosa di buono. Introducetemi voi alla locanda. Raccomandatemi al padrone, a ciò che vedendomi così sola non mi scacci o non mi maltratti.
Volentieri, andiamo. Il locandiere mi conosce sempre. Mi pare di averla veduta altre volte. Vi sarò eternamente obbligata. Quando posso faccio del bene a tutti. Se non ritroverete vostro marito, vi assisterò io. Sono di buon cuore. Pagherei qualsiasi cosa per sentire cosa dicono. Voi mi consolate, ma la carità di un giovane come voi, ad una donna che non è ancora vecchia, non vorrei che venisse sinistramente interpretata. Amico! Eccolo! E chi è questa bella pellegrina? Andiamo in locanda. Vi seguo. Che caro signor Eugenio! Si dedica a tutte, anche alla pellegrina! Colei mi pare certamente quella dell'anno passato. Scommetterei che quella che veniva ogni sera al caffè a dimandarle l'elemosina. Ah, ma io non gliel'ho mai dati, veh? Ah, ah, i miei denari, che son pochi, li voglio spendere bene. Ah, ma non è ancora tornato, trappola? Eh? Non ha riportato gli orecchini che mi ha dato impegno per 10 zecchini, signore Eugenio? Ma che cosa dice dei fatti miei? Bravo, con la pellegrina! Non si può assistere una povera creatura che si ritrova in bisogno. Sì, sì, anzi, fate bene, povera diavola. Dall'anno passato in qua non ha ancora trovato nessuno che la ricoveri. Come dall'anno passato? La conoscete, quella pellegrina? Se la conosco, è come? È vero che ho la vista corta, ma la memoria mi assiste. Ditemi, caro amico, chi è? È una che veniva l'anno passato a questo caffè ogni sera a truffare questo e quello. Ma se dice che non è mai stata in Venezia? E voi le credete, povero gonzo? Quella dell'anno passato, di che paese era? Milanese? E questa è piemontese. Vero, era di Piemonte. E moglie di un tale Flaminio Ardenti? Sì. Anche l'anno passato aveva con lei uno che passava per suo marito. Beh, ora non ha nessuno. È la vita di costoro, ne mutano uno al mese. Ma siete proprio sicuro che sia quella dell'anno passato? Oh, ma se la conosco! L'avete ben veduta! Il mio occhialetto non mi sbaglia. Quella dell'anno passato, che nome aveva? Ah, il nome non mi sovviene. Questa nome Placida. Appunto! Aveva nome Placida. Ma se fossi sicuro di questo, vorrei ben dirle quel che si merita. Quando dico una cosa io, la dovete credere. Quella è una pellegrina che invece di essere alloggiata, cerca di alloggiare. Aspettate che ora torno. Voglio sapere la verità. Non può essere altro che quella, assolutamente. L'aria, la statura, anche l'abito mi pare quello. Non l'ho veduta bene nel viso, ma è quella senz'altro. E poi, quando m'ha veduto, si è subito nascosta nella locanda. Oh. Signor Don Marzio, la riverisco. Oh, signora mascheretta, vi sono schiavo. Per caso, avete voi veduto mio marito? Sì, signora, l'ho veduto. Mi sapreste dire dove presentemente egli sia? Lo so benissimo. Vi supplico dirmelo, per cortesia. Sentite, è qui, in questa locanda, con un pezzo di pellegrina, ma oh, coi fiocchi. Da quando? Orora, in questo punto, è capitata qui una pellegrina. L'ha veduta. Gli è piaciuta. Ed è subito entrato nella locanda. Uomo senza giudizio, ma vuol proprio perdere ogni reputazione. Questa notte l'avrete aspettato un bel pezzo. Temevo che gli fosse accaduta qualche disgrazia. E chiamate poca disgrazia avere perso 100 zecchini in contanti e 30 sulla parola. Perso tutti questi danari? Eh sì, se gioca tutti i giorni e tutta la notte. Oh, misera me, mi si strappa il cuore. Ora gli converrà a vendere a precipizio quel poco di panno e poi ha finito. Spero che non sia in stato di andare in rovina. Ma si è impegnato tutto. Mi perdoni, non è vero. Lo volete dire a me? Io l'avrei a saper più di voi. Ma se è impegnato a me... Oh,
Basta, sono un galantuomo, non voglio dire altro. Vi prego, dirmi che cosa ha impegnato, può essere che io non lo sappia. Andate, andate, che avete un bel marito. Mi volete dire che cosa ha impegnato? Sono un galantuomo, non voglio dir nulla. Signor Don Marzio, sono qui, il gioielliere. Oh, la moglie del signor Eugenio. Che cosa ha detto il gioielliere? Dice che saranno stati pagati più di 10 zecchini, ma che non glieli darebbe. E dunque non sono al coperto? Ho paura di no. Vedete? I belli imbrogli che fa vostro marito? Mi dà impegno questi orecchini per 10 zecchini e non vogliono nemmeno 6. Ma questi sono i miei orecchini. Datemi 10 zecchini e ve li do. Ne vogliono più di 30. Sì, 30 fichi. Teneteli voi fino a domani, che io troverò i 10 zecchini. Fino a domani? Ma non mi corbellate! Voglio andare a farli vedere da tutti i gioiellieri di Venezia! Ma almeno non dite che sono i miei, per la mia reputazione! Ma cosa importa a me della vostra reputazione? Chi non vuole che si sappia, non faccia pegni! Oh, che uomo incivile! Trappola! Dov'è il vostro padrone? Non lo so, vengo ora a bottega. Dunque, mio marito ha giuocato tutta la notte. Dove l'ho lasciato ieri sera, l'ho ritrovato questa mattina. Maledettissimo vizio. E ha perso 130 zecchini. Così dicono. Degnissimo gioco. Ed ora se ne sta con una forestiera in divertimenti? Signora, si sarà con lei. L'ho veduto girarle d'intorno diverse volte e sarà andato su a farle compagnia. Mi dicono che questa forestiera sia arrivata poco fa. No, signora, sarà un mese che c'è. Non è una pellegrina. Ma che pellegrina? No, ha sbagliato perché finisce in ina. È una ballerina. Sta qui alla locanda, eh? No, signora, sta qui. Qui? Se il signor Don Marzio mi ha detto che egli ritrovasi in quella locanda con una pellegrina. Ma buono! Anche la pellegrina! Oltre alla pellegrina vi è anche una ballerina. Una di qua e una di là! Eh sì, signora. Farà per navigare col vento sempre in poppa. A favore o controvento, a seconda di come soffia la tramontana o lo scirocco. Ma perché è da far sempre questa vita? Un uomo di quella sorta, di spirito, di talento, vada a perdere così miseramente il suo tempo, sacrificare i suoi beni, rovinare la sua casa. Ed io l'ho da sopportare? Io mi ho da lasciar maltrattare senza risentirmi. Voglio essere buona ma non stupida e non voglio che il mio silenzio faciliti la sua condotta. Parlerò, dirò le mie ragioni e se le parole non bastano io ricorrerò alla giustizia! È vero, è vero! Oh, eccolo che viene dalla locanda! Lasciatemi sola! Si serva pure come più le piace! Voglio coglierlo di sorpresa! Non so che pensare! Questa nega, quello insiste! Don Marzio lo so che è una mala lingua, ma a queste donne che viaggiano non è certo da credere! Oh. Mascheretta! A buon'ora! Siete mutola? Volete caffè? Volete niente? Come andate? Non ho bisogno di caffè, ma di ben altro! Voi, che cosa fate voi qui? Eccomi qui, trascinata dalla disperazione! Andate subito a casa vostra, che cos'è? A quest'ora in maschera, signora! Che è? Che bel divertimento a quest'ora in maschera! Andate subito a casa vostra! Io andrò a casa e voi resterete al divertimento! Voi andrete a casa ed io resterò dove mi piacerà di restare. Bella vita, signor consorte! Meno chiacchiere, signora! Andate subito a casa vostra che farete meglio! Sì, anderò a casa. Ma anderò a casa mia, non a casa vostra! E dove intendereste di andare? Da mio padre, il quale è nauseato dei mali trattamenti che voi mi fate. Saprà farsi rendere ragione della vostra condotta e della mia dote. Brava, signora! Brava! Questo è il bene che mi volete? Questa è la premura che avete di me e della mia reputazione?
sempre sentito dire che crudeltà consuma amore. Ho tanto sofferto, ho tanto pianto, ma ora non ne posso più. Ma insomma, che cosa vi ho fatto? Tutta la notte al gioco. Chi mi ha detto che io abbia giocato? Il signor Don Marzio. E mi ha anche detto che avete perduto 100 zecchini in contanti e 30 sulla parola. Non gli credete, non è vero. E poi a divertirvi con una pellegrina. Chi vi ha detto questo? Il signor Don Marzio. Maledetto. Credetemi, non è vero. E di più impegnare la roba mia. Prendermi un paio di orecchini senza dirmi nulla. Ma sono queste azioni da farsi ad una moglie civile, amorosa e onesta come sono io. Ma come avete saputo degli orecchini? Me l'ha detto il signor Don Marzio. Oh, lingua da tenaglia. Dice il signor Don Marzio, e lo diranno tutti, che uno di questi giorni sarete rovinato del tutto. E prima che ciò succeda, io voglio assicurarmi della mia dote. Vittoria, se mi voleste bene, non mi parlereste così. Vi voglio bene anche troppo. E se non vi avessi amato tanto, forse sarebbe stato meglio per me. Dunque volete andare da vostro padre? Sì, certamente. Non volete più stare con me? Vi starò quando avrete messo giudizio. Basta, non mi state a seccare! Zitto, non facciamo scene per la strada! Se aveste reputazione, non verreste a provocare vostro marito in una bottega da caffè! Non dubitate, non ci verrò più! Animo, via di qua! Vado. Vi obbedisco perché una moglie onesta obbedisce anche ad un marito traditore. Ho fatto quanto poteva fare una moglie innamorata di suo marito, ma avete con ingratitudine corrisposto, pazienza! V'amerò sempre! Ma non mi vedrete mai più! Povera donna, m'ha intenerito. Se mi porta via la dote sono rovinato. No, non avrà cuore di farlo. Quando la moglie è in collera, 4 carezze bastano per consolarla. Trappola! Dove vai? Sono qui, padrone! E si lascia la bottega da sola, Ma ero lì, con l'occhio attento e con l'orecchio in veglia. Sì. E poi che cosa volete che rubino? Non c'è nessuno. Possono rubare le chicchere. So io di qualcheduno che si è fatto l'arredamento, l'assortimento di chicchere, sgraffignandone una alla volta ai poveri bottegai. Sì, sì, come quelli che vanno dove sono rinfreschi per fare incetta di forchette e piattini. Sì, sì, il signor Eugenio è andato via. No, se sapeste... Che è successo? È venuta la moglie. Ah, sì? Che pianti, che lamenti. Barbaro, traditore, crudele! Ah! Così. Un poco amorosa e un poco sdegnata. Ha fatto tanto che lo ha intenerito. E dove è andata adesso? Ma che domande? La moglie è venuta a prenderlo. Mi domandate dove è andato. Certo, giù. Comunque, io i panni del signore Eugenio li ho venduti. Ho preso tutto il denaro, ma non voglio che lo sappia. I soldi non glieli voglio dare tutti, perché come li ha nelle mani... Vi fa saltare in un giorno. Ma se sa che li avete, li rivorrà. Ma io non gli dirò di averli avuti. Io. Gli darò il necessario. E poi mi comporterò e regolerò con giudizio. Oh, eccolo che viene. Lupus est in fabula. Che cos'è questo latino? Il lupo pesta la fava. Ah, sì. Ridolfo. Avete fatto niente? Ho fatto. Avete venduto le 2 pezze di panno? Le ho vendute, sì. A quanto? A 13 lire il braccio. Non gli è male, ma danari subito? Parte alla mano e parte col respiro. Beh, quanto alla mano? 40 zecchini. Via, non è male. Datemeli che arrivano proprio al momento giusto. Piano. Signor Eugenio, e lei forse dimentica che lei ha già avuto da me 30 zecchini.
Sì, ve li riprenderete quando verrà il restante del panno. Mi perdoni, questo non è un sentimento onesto da par suo per un uomo del suo rango. Lei sa come io l'ho servita e mi sono comportato con lei. L'ho servita con prontezza, spontaneamente e senza interesse. E adesso mi vuole fare aspettare? Anch'io ho bisogno del mio. Avete ragione. Perdonatemi, sì, avete ragione. Tenete i 30 zecchini, ma date i restanti 10 a me, eh? E Don Marzio, non vogliamo pagare quei 10 zecchini al signor Don Marzio. Non si vuole togliere d'intorno questo tormento. Sì, dite bene, bisogna pagare, ma ho io da restare senza danari. Di quanto avrebbe bisogno? Ma che so io, 10, 12 zecchini. Ecco servita, questi sono 10 zecchini. Quando viene signor Don Marzio, io con altri 10 zecchini recupererò gli orecchini. Ma sì, ma questi 10 zecchini che mi date, da dove vengono? Li prenda e non ci pensi. Col tempo, poi, conteggeremo. Signor Eugenio! Oh! Ecco i vostri denari, sono tutti qui, in questa borsetta. Se volete che ve li renda, andiamo. No, sono troppo sfortunato, non gioco più. Ah, ma dice il proverbio, una volta corre il cane e l'altra la lepre. Solo che io sono sempre la lepre e voi sempre il cane. Ho un sonno che non ci vedo, sono sicuro di non riuscire nemmeno a tenere le carte in mano. Eppure per questo maledetto vizio non mi importa di perdere. Purché giuochi. Anche io ho sonno, ma non gioco di certo. Oh, ma se non avete danari non importa. Io vi faccio credito. Credete che io non abbia danari? Questi sono zecchini, ma non voglio giocare. E giochiamo almeno una cioccolata. Non ne ho la volontà. Oh, una cioccolata, per gentilezza. Ma se vi una dico... cioccolata sulla sola. E chi parla di giocare di più perda un ducato. Via! Oh. Per una cioccolata! Andiamo! Tutti gli orefici gioiellieri mi dicono che non vagliono 10 zecchini! Tutti si meravigliano che Eugenio m'abbia gabbato! Non si può far servizio! Non do più un soldo a nessuno! Lo vedessi crepare! Dove diavolo sarà costui, eh? Si è nascosto per non pagarmi! Ma che cos'è questo fracasso? Signore, ha ella gli orecchini del signore Eugenio? Eccoli qua, questi belli orecchini! Non vogliono un corno, ma trappolato! Si è nascosto per non pagarmi! È fallito! È fallito! Non faccia fracasso e prenda! Questi sono 10 zecchini. Favorisca gli orecchini. Li mettete fuori voi? No, io non c'entro nulla. Questi sono denari del signor Eugenio. E come ha fatto a trovare questi denari? Ma io non so i fatti suoi. Li ha vinti al gioco? Non lo so. Ah, ora che ci penso avrà venduto il panno. Sì, ha venduto il panno. Gliel'ha fatto vendere Messer Pandolfo. Come Messer Pandolfo? Comunque sia come sia, prenda i soldi e favorisca a rendermi gli orecchini. Ma ve li ha dati da sé il signor Eugenio o ve li ha dati Pandolfo? Oh, li vuole o non li vuole? Date qua, povero panno, l'avrà svenduto. Mi dà gli orecchini? Li avete a portare a lui? A lui sì. A lui o a sua moglie? A lui o a sua moglie. E lui dov'è? Non lo so. Allora li porterete a sua moglie? E allora li porterò a sua moglie. E voglio venire anch'io. Mi dia gli orecchini e si quieti che io sono un galantuomo. Oh, via, andiamo, portiamoli a sua moglie. So andarvi da solo. Voglio farle questa finezza. Andiamo. Quando si mette una cosa in testa non c'è rimedio. Andiamo. E andiamo. Oh. Maledetta fortuna, li ho persi tutti! Per una cioccolata ho perso 10 zecchini. Ma l'azione che mi ha fatto mi dispiace più della perdita. Convincermi a giocare, vincermi tutti i danari e poi non voler credere a me sulla parola! Ora sì che son punto sul vivo. Ora sì che darei dentro a giocare sino a domani. Ridolfo dica quel che sa dire, ma ho bisogno che mi dia degli altri danari. Ridolfo!
Ridolfo! Eccomi, eccomi! Eccomi qua! Ho perso tutto! Ho bisogno di altri danari! Caro signore Eugenio, per i panni che io le ho venduto, lei ha avuto da me prima 30 zecchini e 10 poi che fanno 40 e 10 degli orecchini che ho recuperati sono già 50! Sì, lo so, avete ragione, ma io adesso ho bisogno di altri danari! Di quanto avrebbe bisogno? So, degli altri 10 zecchini. Sì, ecco servita. Ecco servita. Questi sono i rimanenti 20 zecchini della vendita. Signor Eugenio, lei aveva affidato a me la commissione. Di vendere i panni? Certo. E a quanto li avreste venduti? 8 lire. Ah. Sì, e i suoi quattrini subito, l'uno sopra l'altro. E io invece li ho venduti a 13 lire il braccio. 13 lire? Ogni pezza misura 60 braccia, due pezzi sono 120 braccia. A 13 lire quanto fa? Quanto fa? 1560 lire veneziane, cioè 180 ducati d'argento, vale a dire 70 zecchini e 20 lire. E ve li ho dati tutti. Sì, sì. Beh, mi dispiace. Vi darò un ducato per il vostro incomodo. Anche questa volta l'abito nuovo è andato in fumo. Obbligatissimo. Vuole giocare? Andate, che ora vengo. Li perderà tutti prima di cena. Ridolfo, ma poi com'è andata? Avete incontrato il compratore dei panni che vi ha dato il denaro rimanente? Vabbè, in verità io i denari ce li avevo tutti prima, già dall'inizio, ma non voleva darglieli subito perché non li sprecasse così presto. Beh, fate torto a dirmi così, non sono più un ragazzo. Beh, basta, gli orecchini, dove sono gli orecchini? Quel caro signor Don Marzio, dopo aver avuto i 10 zecchini, ha voluto per forza portare gli orecchini lui con le sue mani da sua moglie, la signora Vittoria. Beh, non lo avete mica lasciato andare da solo, spero? Che io? No, io sono andato con lui, certo. Beh, avete parlato voi con mia moglie? Ho parlato. E che dice? E che dice? Piange disperatamente, fa compassione. Sapeste com'era arrabbiata con me? Voleva tornare da suo padre. Voleva la sua dote, voleva fare delle grandi cose. E come l'ha calmata? Con 4 carezze. Si vede che le vuol bene, vede? È una donna di buon cuore. Sì, ma quando va in collera diventa una bestia. Perché non bisogna maltrattarla. È una signora, nata bene, allevata bene, che... Perché non va a pranzo adesso dalla sua signora? Sì, vado subito. Signore Eugenio, vada al sodo, lasci stare il gioco, lasci non correre dietro le donne, ha una moglie giovane, bella, di garbo, che le vuol bene, ma che cosa vuole cercare di più? Sì, dite bene, vi ringrazio davvero. Io le consiglio di andare a casa adesso, che è quasi mezzogiorno, vada e consoli la sua signora. Sì, vado subito. Laddove posso favorirla, la mi comandi. Vi sono tanto obbligato. Domanda niente, ha bisogno di niente? Niente. E allora? Niente, arrivederci. Ah, son vostro servitore. Vedi, caro Trappola, io vorrei, se riesco, portare questo giovane sulla brava strada, un poco alla volta. Tu mi dirai, ma perché vuoi tu romperti il capo per una persona che non è neanche tuo parente? E con questo che cosa vuol dire? Non si può far del bene ad una persona amica? Il tempo molti lo impiegano qui, o a giocare o a parlare male del prossimo. Io lo impiego a fare del bene. Se posso. Ma che bestia! Che asino! Asino! Con chi ce l'ha, signor Don Marzio? Senti, Ridolfo, se vuoi ridere.
storico vuol sostenere che l'acqua calda sia più sana dell'acqua fredda. E lei non è di questa opinione. L'acqua calda debilita lo stomaco. Ah, certamente, perché rilassa la fibra. Che cos'è questa fibra? La... Cioè, io ho sentito dire che nel nostro stomaco ci sono due fibre, come due nervi, che macinano il cibo. Quando queste fibre si rallentano, si fa una cattiva digestione. Sì, signore. Sì, signore. L'acqua calda rilassa il ventricolo e la sistole e la diastole non possono triturare il cibo. Ah, cosa c'entrano adesso la sistole e la diastole? Ma cosa vuoi sapere tu che sei un somaro? Sistole e diastole sono i nomi delle due fibre che fanno la triturazione del cibo digestivo. Ridolfo, l'amica della porta di dietro. Con licenza, signore, ho da badare al caffè. Servitor suo, padrona mia. Serva vostra. Sta bene? Per servirla. Ah. Quant'è che non ha veduto il conte Leandro? Un'ora circa. Ah, è mio amico il conte. Me ne rallegro. Che degno gentiluomo! È tutta sua bontà. Ma è vostro marito? I fatti miei non li dico sulla finestra. Aprite. Aprite che parleremo. Mi scusi, ma non ricevo visite. E via! No, davvero. Verrò per la porta di dietro. Anche lei con questa porta di dietro? Io non apro a nessuno! A me non avete a dir così! So benissimo che introducete la gente per di là! Io sono una donna onorata! Volete che vi regali quattro castagne secche? La ringrazio infinitamente! Sono buone, sapete? Le fo seccare io! Si vede che ha buona mano a seccare, perché ha seccato anche me! Brava, spiritosa, se è così pronta a fare le capriole sarà una brava ballerina. A lei non deve interessare che io sia brava o non brava. In verità non me ne importa un fico. Non vedo più il signor Eugenio. Ehi, avete veduto la pellegrina? E chi è? È una di quelle. E il locandiere riceve gente di quella sorta? È mantenuta! Da chi? Dal signor Eugenio! Ah, da un uomo ammogliato? L'anno passato ne ha fatte. Serva sua? Beh, andate via! Ma non voglio stare alla finestra, quando in faccia vi è una donna di quel carattere! Questa è bella! La ballerina si ritira per non perdere il suo decoro. Signora pellegrina, riverisco. Serva devota. E dov'è il signor Eugenio? Ah, lei conosce il signor Eugenio? Siamo amicissimi. Sono stato poco fa a ritrovare sua moglie. Ah, dunque il signor Eugenio ha moglie? È sicuro che ha moglie, ma ciò nonostante gli piace divertirsi coi bei visetti. Avete veduto quella signora che era a quella finestra? L'ho veduta, ma ha fatto la finezza di chiudermi la finestra in faccia, non prima d'avermi ben bene guardata. Quella è una che passa per ballerina, ma mi intendete? È una poco di buono. Sì, e il signor Eugenio è uno dei suoi protettori. E ha moglie. È bella anche. Per tutto il mondo ve l'è di giovani scapestrati. Ma vi ha forse dato ad intendere che non era mogliato? A me poco importa che lo sia o non lo sia. Beh sì, voi siete indifferente, lo ricevete così com'è. Per quello che n'ho da far io, ma è tutt'uno. Eh già, si sa, oggi uno, domani un altro.
Come sarebbe a dire? Volete 4 castagne secche? Bene obbligata. Davvero, se volete ve le do, le fosse care io. Lei è molto generoso, signore. Veramente, al vostro merito, 4 castagne sono poche. Se volete aggiungerò alle castagne un paio di lire. Asino! Oh. Senza creanza! Non si degna di 2 lire. L'anno passato si degnava di molto meno. Ah, ho vinto! Ho vinto! Siamo signori! Ma come, signore Eugenio, lei è qui! Sì, qui sono! Avete vinto! Sì, signore! Ho vinto! Sì, signore! Miracolo! Come miracolo? Non posso vincere io! Chi sono io? Sono uno sciocco! Ma signore Eugenio, è tutto il suo proposito di non giocare! State zitto! Ho vinto! Bravo! Bravo! Mi ha guadagnato i miei danari! E se io non lasciava stare, mi sbancava! Sono uomo io! In 3 tagli ho fatto il servizio! Punta da disperato! No, punto da giocatore! Quanto mi ha vinto? Oh, assai! Assai? Insomma, quanto avete vinto? 6 zecchini! No, è pazzo! Da ieri qua ne ha perduti 130, adesso gli pare di aver vinto una fortuna con 6. Qualche volta bisogna lasciarsi vincere. Ma che intendete fare di questi 6 zecchini? Se volete che ce li mangiamo, io ci sto! Mangiamoli pure! Povere le mie fatiche! Beh, andiamo dunque in un'osteria! Ah, ma invece di andare all'osteria potremmo pranzare qui, nei camerini di Messer Pandolfo! Ah sì, dove volete! Ordineremo il pranzo alla locanda e lo faremo poi portare di sopra. Beh, con voi che siete galantuomini vengo dappertutto. Ah. Ogni volta che sono fra la gente, in società, è come se fossi ogni volta in una commedia nuova. Messer Pandolfo, sono qui a servirla. E vorreste farci il piacere di prestarci i vostri camerini per pranzare? Sì, noi pagheremo tutto! Ah, pagheremo tutto. Allora sì, certo. Bene, benissimo! Che si servano allora? Vado a far ripulire, sì. Dunque, chi va a ordinare? Beh, tocca a voi, come il più pratico della città! Sì, sì, fate voi! Sì, ma che cosa ho da ordinare? Beh, fate voi! Ma dice la canzone? L'allegria non è perfetta quando manca la donnetta! Il signor Conte potrebbe far venire la ballerina. E perché no? In una compagnia di amici non ho difficoltà di farla venire. Oh, e allora è vero che la volete sposare? Beh, ora non è tempo di parlare di queste cose. Beh, io vedrò di far venire la pellegrina. E chi è questa pellegrina? È una donna civile ed onorata. Sì, poi l'informerò io di tutto. Beh, dunque, quanti ne siamo? Noi 3 e 2 donne che fanno 5. Signor Don Marzio, avete dama? Io? No, sono con voi. Beh, Ridolfo! Ridolfo, verrete anche voi a mangiare un boccone su con noi? Grazie, ma io sono molto occupato con la mia bottega. E via, non vi fate pregare! Ma non è esagerata tutta questa vostra generosità? Ho vinto, voglio godere! Ha vinto. E poi? E poi, buonanotte. All'avvenire ci pensano gli astrologi. No, fatica sprecata. Che bel paese questa Venezia. Ogni stagione si godono divertimenti. E quando poi cala la sera, si possono profittare nuove avventure.
quando sarà pronto la farò venire. Ah. E allora serviamo. E che cosa vi è di nuovo? Delle cose di mondo? Oh, io non mi occupo di queste cose. Avete saputo? Le truppe moscovite sono andate al quartiere d'inverno. Beh, hanno fatto bene. La stagione lo richiedeva. Signor, no. Hanno fatto male. Non dovevano abbandonare il posto che avevano occupato. Dovevano soffrire il freddo per non perdere i territori conquistati. Signor, no. Non potevano arrischiarsi a star lì col pericolo di morire nel ghiaccio. Dovevano dunque tirare avanti. Signor, no! Ma che bravo intendente di guerra! Marciare nella stagione d'inverno! Che cosa dunque avevano da fare? E lasciate che io veda la carta geografica! E poi vi dirò per l'appunto dove avevano da andare. Oh. Ah. Siete stato all'opera? Signor, sì. Vi piace? Assai. Siete di cattivo gusto. Pazienza. Di che paese siete? Di Torino. Brutta città. E anzi passa per una delle più belle d'Italia. No, io sono napoletano. Vedi Napoli e poi muori. Vi darei la risposta del veneziano. Lo conoscete, l'autore veneziano? Sì. Che cosa ne pensate? Insipido. Dolciastro come la malva. Oh, allora non vi piace? Mi piace assai. È mio amico, lo sa tutta Venezia. Avete del tabacco? Eccolo. Ah, che cattivo tabacco. A me piace così. Non ve ne intendete, il vero tabacco è rapè. A me piace il tabacco di Spagna. Il tabacco di Spagna è una porcheria. Io dico che è il migliore che si possa prendere. Ma come? A me volete insegnare che cosa è tabacco? Io ne faccio fare, ne compro di qua, ne compro di là, so quel che è questo, so quel che è quello. Rapè, rapè deve essere, rapè, rapè, rapè! Oh, signor, sì, rapè, rapè, rapè. Il miglior tabacco è il rapè. Signor, no! Il miglior tabacco non è sempre il rapè. Via, che cos'è questo strepito? Di tabacco non lo cedo a nessuno. E come va con il pranzo? Sarà presto fatto. Oh, viene la pellegrina? No, non vuol venire. Beh, signor dilettante di tabacco, andate a prendere la vostra signora. Vado, vado. Non avete le chiavi? Signor, no. Avrà quella della porta di dietro. Sapete, mi dispiace che la pellegrina non voglia venire. Fa così per farsi pregare. Ah, dice che assolutamente non è mai stata in Venezia. A me non lo direbbe. Ma siete proprio sicuro che sia quella dell'anno passato? Ma sicurissimo. E poi se le ho parlato poco fa e mi voleva aprire. Basta, non sono andato per non far torto all'amico. Avete parlato con lei? E come? E vi ha conosciuto? E chi non mi conosce? Beh, allora andate voi a convincerla. No, se vi vado io avrà soggezione. Fate così. Aspettate che sia in tavola. Andatela a prendere senza dire nulla e conducetela su. No, ho fatto quel che ho potuto e dice liberamente che non vuol venire. Signori, la minestra è in tavola. Oh. Ma il conte! Ma il conte! Animo, animo! La zuppa si fredda! Eccoci, eccoci! Padrona mia riverita. Servo suo. Serva di lor signori. Sono felice che siamo degni della sua compagnia. Per compiacere il signor conte. E per noi niente? Per lei particolarmente. Niente affatto. Sono d'accordo. Di questa sorta di roba io non mi degno. Neanche la volpe voleva l'uva. Io tra l'altro vi degnerei. Signor padrone, cos'è questa musica? Il pazzo di signor Eugenio con Don Marzio. Il conte con la ballerina.
che pranzano negli stanzini del Ser Pandolfo. Ah, che bell'aria! Che bel sole, oggi non fa per niente freddo. Pare propriamente di primavera. Ma qui almeno si gode la gente che passa, il canale. Più tardi vedremo le maschere. Auguri a loro signori! Trappola, evviva! Hanno bisogno d'aiuto? Vuoi venire a dar da bere? Darò da bere se mi daranno da mangiare. Vieni che mangerai! Signor padrone, con permesso. Dove vai, Trappola? A dar da bere ai miei padroni. No, non c'è bisogno di te, ci sono io qui. Trappola, vieni su! Bello, a tuo dispetto! Alla salute di questa bella signora! Che c'è, signora maschera? Che comanda? Prego, s'accomodi! Evviva i buoni amici! Signora maschera, la sua salute! Comanda niente, padrona, qui siamo tutti galantuomini! E chi è questa maschera che volete invitare? Signora maschera, se non vuol venire, non importa, qui abbiamo qualcosa meglio di lei. Oh, me mi sento male, non posso più. Signora maschera, si sente male. Oh, Ridolfo, aiutatemi, per carità. Lei qui. Sono io, purtroppo. Favorisca da questa parte. Voglio andare da quel cane, voglio ammazzarlo davanti ai suoi occhi. Ma per carità, venga qui, s'acqueti. No. Non posso più. Ecco, adesso sto a posto. Dalla finestra mi è parso di udire la voce di mio marito. Se fosse qui sarei giunta bene in tempo a svergognarlo. Ditemi, di grazia, chi c'è lassù negli stanzini? Tre galantuomini. Il primo, il signor Eugenio. Il secondo, il signor Don Marzio Napolitano. Ed il terzo, il signor Conte Leandro Ardenti. Fra questi non c'è mio marito Flaminio? A meno che non si fosse cambiato il nome. Evviva la bella fortuna del signore Eugenio! Ma questa è senz'altro la voce di mio marito! Senti, fammi un favore. Conducimi su da questi signori che voglio far loro una burla. La servo! Animo, si faccia coraggio, non è nulla, su! Io mi sento morire! Liberate il passo! Voglio entrare in quella locanda! Non se ne parla! Siete un barbaro contro una donna, la vostra moglie! Ed io la difenderò fino all'ultimo sangue! Ma giuro al cielo che me la pagherete! Non ho paura di voi! Vive! Codardo, fuggi, ti nascondi! Vien fuori, sei coraggio! Se volete sangue, spargete il mio! Andate via di qui, donna pazza, donna senza cervello! Non sarà mai vero che io mi stacchi viva da voi! Andate via di qui! O farò uno sproposito! Che cosa pretende di fare, signor mio? Cosa pretende? Crede per avere questa spada di atterrire tutto il mondo? Questa povera donna innocente. Non ha nessuno che la difenda. No, no, caro Ridolfo. Se mio marito vuole la mia morte, che si soddisfi. Via, ammazzami, cane. Bugiardo, traditore, ammazzami! Uomo senza reputazione, senza cuore, senza coscienza. Bravo! Bene, signore Eugenio, benissimo! Ecco, si è pentito! Bene, 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 questa povera donna mi fa pietà. Ma è possibile che le sue lacrime non inteneriscono il suo cuore? Osservi, signora Vittoria, osservi, signor Eugenio, piange, si è intenerito, si pentirà, muterà vita, mi stia sicura che le vorrà bene. Lacrime di coccodrillo, quante volte mi ha promesso di cambiare vita, quante volte con le lacrime agli occhi mi ha incantata, non gli credo più, è un bugiardo, non gli credo più. Ma che vuol dire che non parla? Beh, è confuso.
Si sarà cambiato all'improvviso. Ma io credo di sì. Quel poco di muso duro che gli abbiamo fatto, l'ha messo in soggezione ed è cambiato. Riconosce il fallo, vorrebbe chiederle scusa, ma non sa come fare. Ecco. Caro Ridolfo, andiamola a consolare. Beh, questa è una cosa che ha da fare lei da sola, senza di me. Andate prima voi, così che sappiate dirmi come ho da comportarmi. Sì, 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 vado volentieri e spero di trovarlo pentito. Questa è l'ultima volta che mi vede piangere. O si pente e sarà il mio caro marito, o persiste e non sarò più buona a soffrirlo. Signora Vittoria, cattive nuove. Non c'è più. E sarà scappato dalla finestra sul retro. Non ve l'ho detto io che è perfido, che è ostinato. Ma no, no, eppure io credo che sia andato via per vergogna, per troppa confusione, per non trovare il coraggio di chiederle scusa, di domandarle perdono. E che da una moglie onesta come sono io, lui sa quanto facilmente può ottenere il perdono. Lo so. Faccia così. Venga, si ritiri nella mia bottega, su, nello stanzino su, e lasci che io vada a ritrovarlo e spero di riportarglielo e ricondurglielo come un cagnolino. Quanto vorrei che non ci pensassi più. Anche questa volta, la prego, faccia a modo mio e spero che non se ne pentirà. Vada su, nello stanzino, su. Moglie, e mi lusinga di volermi sposare, ma in casa mia non lo voglio mai più. Quant'era meglio che seguitassi a ballare e non concepissi la malinconia di diventare contessa. Piace un poco troppo a noi altre donne il vivere senza fatica. A me un simile trattamento? Sì, a voi, falsario, impostore. Ma di cosa vi potete dolere di me? Di aver abbandonato mia moglie per causa vostra? Se avessi saputo che eravate ammogliato, non vi avrei mai ricevuto in casa mia. E non sono stato il primo a venirvi. Siete però stato l'ultimo. Oh, con me non avete certo gettato il vostro tempo. Sì, sì, ho goduto anch'io dei vostri indegni profitti. Arrossisco al pensarlo. Andate al diavolo! E non vi accostate più a questa casa! Ci tornerò! Almeno per prendere la mia roba! Me la pagherete! Amico! Avete veduto? Cosa? Vengo in questo punto. Non avete visto la ballerina sulla porta? No, 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 certamente no, non l'ho veduta. Ma meno male. Venite. Parlatemi da gentiluomo. Confidatevi con me. E state sicuro che i fatti vostri non si sapranno da chi che sia. Voi siete forestiere, come sono io. Ma io ho più pratica del paese di voi. Se vi occorre protezione, assistenza, consiglio e soprattutto segretezza, sono qua io. E già che con tanta bontà vi offrite di aiutarmi, vi aprirò tutto il mio cuore. Però mi raccomando, la segretezza. Andiamo avanti. Sappiate che la pellegrina è mia moglie. Buono. Che l'ho abbandonata in Torino. Che canaglia! E sappiate che io non sono il conte Leandro. Meglio! I miei natali non sono nobili. Oh, non sarete mica figlio di qualche birro. Ah, signore, mi meraviglio. Sono nato povero, ma di gente onorata. Sì, 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 tirate avanti. Lavoravo come scrivano. Troppa fatica, vero? E desiderando vedere il mondo. Alle spalle dei gonzi. Sono giunto in Venezia. A fare l'imbroglione. Signore, ma voi mi strapazzate. E questa non è la maniera di trattare. Sentite,
Io ho promesso proteggervi e lo farò. Ho promesso segretezza e la osserverò. Ma fra voi e me avete da permettermi che io possa dirvi qualche cosa amorosamente. Vedete il caso in cui mi trovo? Se mia moglie viene a scoprirlo, io sono esposta a qualche disgrazia. E che pensereste di fare? Si potrebbe vedere di farla cacciar via da Venezia? Si vede solo che siete proprio una canaglia. Come parlate, signore? Fra voi e me, amorosamente. E dunque andrò via io? Basta che lei non lo sappia. Da me non lo saprà certamente. Mi consigliate di partire? Sì. Andate via subito, prendete una gondola, fatevi condurre a Fusina, poi prendete la diligenza e andatevene a Ferrara. Partirò stasera, manca poco alla notte. Giusto il tempo di prendere le mie poche cose in casa della ballerina. Fate presto, non vi fate vedere. Partirò per la porta di dietro, per non esser veduto. Lo dicevo io, si serve per la porta di dietro. Signore, mi raccomando. La segretezza. Di questo state certo? Ah! Oh. Vi prego di una grazia. Date a mia moglie questi due zecchini. Mandatela via, scrivetemi ed io tornerò subito. Le darò i due zecchini. Andate via. Ma assicuratevi che la parta. Andate via, che siate maledetto. Mi scacciate. Ma ve lo dico amorosamente, per il vostro bene, no? Andate, che il diavolo vi porti. Che razza può? Oh, il signor Conte. Che canaglia. Il signor Conte. Se non si fosse raccomandato a me, gli farei rompere le ossa a bastonate. Sì. Nasca quel che può nascere, voglio ritrovare quell'indegno di mio marito. Pellegrina, come va? Voi, se non mi inganno, siete uno di quelli che erano alla tavola con mio marito. Sì, sono quello delle castagne secche. Ma per carità, ditemi, dove si trova quel traditore? Non lo so, e quand'anche lo sapessi non ve lo direi. E perché? Perché se lo trovate farete peggio, vi ammazzerà. Pazienza, avrò almeno terminato di soffrire. Ah, spropositi, bestialità, ritornate a Torino. Senza mio marito? Ma sì, senza vostro marito, che volete fare ormai? È una canaglia. Pazienza, vorrei almeno vederlo. Non lo vedrete più. Per carità, ditemi se lo sapete. È egli forse partito? È partito e non è partito. Per quel che vedo, Vossignoria sa qualche cosa di mio marito? So e non so, ma non parlo. Abbiate compassione di me. Ritornate a Torino e non pensate ad altro. Tenete, vi dono questi due zecchini. Il cielo vi ricompensi per la vostra carità, ma... non volete dirmi proprio nulla di mio marito? Pazienza, me ne andrò via, disperata. Povera donna. Ehi! Signore? Vostro marito è là, in casa dalla ballerina che prende la sua roba. Partirà per la porta di dietro. È in Venezia. Non è partito. È in casa della ballerina. Ah, se avessi qualcuno che m'assistesse, vorrei di bel nuovo azzardarmi, ma così, sola, ho paura. E via! Che cosa sono queste difficoltà? Siamo tutti uomini, su, e tutti soggetti ad errare. Quando un uomo si pente, la virtù del pentimento cancella tutto il demerito dei mancamenti. Sì, ma mia moglie non mi crederà più. Lasci fare a me, lasci parlare me. La signora Vittoria le vuole bene, vedrà che tutto si aggiusterà. Signore Eugenio. Lasci stare il signore Eugenio, che ha altro da fare che pensare a lei. Io non intendo sviarlo dai suoi propositi.
Mi raccomando a tutti, nello stato miserabile in cui mi ritrovo. Ridolfo, credetemi, questa povera donna merita compassione, è onestissima e suo marito è una canaglia. Egli m'ha abbandonata in Torino. Lo ritrovo in Venezia. Tenta di uccidermi ed ora sta per sfuggirmi di nuovo di mano. Lei sa dove egli sia? È qui, in casa della ballerina. Mette insieme le sue robe, tra poco se ne andrà. E quando se ne andrà, lo vedrà. Partirà per la porta di dietro ed io non lo vedrò. O se sarò scoperta, mi ucciderà. Chi le ha detto che andrà per la porta di dietro? Quel signore che si chiama Don Marzio. Ecco, la tromba della comunità! Faccia così, vada qui, si ritiri nella bottega del barbiere. Da lì si vede la porticina di dietro. Quando lo vedrà uscire mi chiamerà e poi ci penso io. Povere donne, è meglio affogarsi che maritarsi così. Se posso, voglio vedere di dare un aiuto anche a questa povera diavola. Ma veniamo ai fatti nostri. Dunque, allora, signore Eugenio, che cosa vuole fare? Vuole andare su nello stanzino insieme a sua moglie? Si vuole incontrare con lei nella bottega? Vuole andare da solo? Vengo anch'io? Mi comandi. No, in bottega non sta bene. Se verrete anche voi avrà soggezione. Se andrò da solo, vorrà cavarmi gli occhi. Via, che si sfoghi. Tanto la collera le passerà. Andrò da solo. Bene, vada pure, vada. Se bisogna, vi chiamerò. Sì, vada. Cosa credete che mi capiterà? Pianti o graffiature? E beh, un po' di tutto. E poi? E poi, ognuno dal canto suo cura si prenda. Ah. Vada. Ah! Se non chiamo non venite, eh? Ma ciò si intende. Poi vi racconterò tutto. Certo, vada, su, nello stanzino, su, vada. Moglie e marito, li lascio stare quanto vogliono. Trappola? Trappola! Dove sei? Qui, vieni. Vada alla bottega che io devo andare qui dal barbiere. Oh, se il signore Eugenio mi vuole, mi chiami che io torno. Posso andare io a far compagnia al signore Eugenio? No, signore, non ci devi andare. E bada che non ci vada nessuno. Perché? Perché no? Andrò a vedere se vuol qualcosa. Devi andare solo se ti chiama. Eh? Qui. Ah, ecco. Appunto perché mi ha detto di non andare, sono curioso d'andarci. Trappola! Hai avuto paura, eh? Un poco. Si è veduto il signor Eugenio? Signor sì, si è visto. Anzi, è lì dentro, ma zitto. Dove? Zitto, nello stanzino. E che fa? Gioca? Signor sì, gioca. Con chi? Con la moglie. Vi è sua moglie? Sì, c'è, ma zitto. Voglio andare a ritrovarlo. No, non si può. Perché? Il signor padrone non vuole. Ehi, buffone! No, le dico che non si va. E io ci voglio andare. E io dico che non andrà. E ti caricherò di bastonate. Ehi, che c'è? Che succede? Vuole andare per forza a giocare in tre. Signore, si contenti, lì dentro non si entra. Ma io ci voglio andare! La bottega è mia, comando io, e lì dentro lei non ci andrà. Porti rispetto! Se non vuole che mi rivolga alla legge. E tu, finché non torno, bada che qui dentro non ci vada chi che sia. Ha sentito? Al matrimonio si porta rispetto. A un par mio, porti rispetto. A un par mio. E sto cheto, non parlo, non lo bastono. Villano, a me. A me. Caffè! Subito! Illustrissimo, ho bisogno della sua protezione. Che c'è, biscazziere? C'è del male! Che male? Confidati, ti aiuterò. Sappia, signore, che ci sono dei maligni, invidiosi,
che non vorrebbero veder felici i poveri uomini. Vedono che io mi ingegno onoratamente, per mantenere con decoro la mia famiglia. E questi disonesti mi hanno dato una querela di baro di carte. Disonesti, un galantuomo della tua sorta. Come l'hai saputo? Me l'ha detto un amico. Mi confido però che non hanno prove, giacché nella mia bottega praticano tutti i galantuomini e nessuno può dir male di me. Se avessi a testimoniare contro di te, ne so delle belle della tua abilità. Oh, caro illustrissimo, per amor del cielo, non mi rovini! Io mi raccomando alla sua protezione, alla sua carità per le mie povere creature. Sì, 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 t'assisterò, t'aiuterò, lascia fare a me, sì. Ma bada bene, ehi, carte segnate, ne hai in bottega? Io non le segno! Forse qualche giocatore si diletta. Bruciale subito, io non parlo. Ma no, no, ho paura che non vi sia il tempo per abbruciarle. Nascondile. Sì, sì, è vero. Vado in bottega, le nascondo subito. Ma dove le vuoi nascondere? Ho un luogo segreto sotto le travature che neanche il diavolo le ritrova. Va, 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 che sei un gran furbo. Costui è alla vigilia della galera. Se scoprono la metà delle sue malefatte, lo mettono in prigione immediatamente. Carte segnate. Ladri! Ecco il caffè. Il tempo non vuol durare. Godiamolo finché è buono. Lo godremo per poco. Ma quando è tempo cattivo, si va in una bisca e si gioca. Basta andare in luoghi dove non rubino. Se solo questa locanda fosse onorata. Onorata? È un covo di ladri. A dire il vero, ho sentito dire che Pandolfo sia un gran... Sì, un baro solennissimo. Ma perché? Ha forse truffato ancora lei? A me no, che non son gonzo, ma quanti gli capita, gli tira tutti un trabocchetto. E bisogna che egli abbia qualche timore che non si vede. Sarà in bottega a nascondere le carte. A nascondere le carte? E perché mai? Beh, immagino perché sono truccate. Ah, certamente. E chissà dove le nasconderà. Vuoi ridere? Sì. In un nascondiglio. Sotto le travature. Sotto le... Voilà. Signor Don Marzio. Ma chi era costui? A me sembrava uno sbirro. Signor Don Marzio, ne sono obbligato. A me? Io non so nulla. Io andrò forse in galera, ma la sua lingua merita la berlina. M'ha trovato che nascondevo le carte. Voglio seguirlo per vedere dove va. Oh diavolo. Oh diavolo, che ho fatto? Quello era un birro travestito. Sono stato tradito, sono stato ingannato. Ma io sono di buon cuore. E che dico tutto con facilità. Bravo, così mi piace. Voi siete un uomo da bene. A questo mondo non conta altro che il buon nome, la fama e la reputazione. Eccola, quello che mi ha consigliato di partire. Ah, bravo, signor Don Marzio. Lei dà di questi buoni consigli. Invece di procurare d'unirlo con sua moglie, lo persuade ad abbandonarla e andare via. Unirsi con sua moglie? Ma è impossibile, non la vuole con lui. Per me è stato possibile. Con quattro parole l'ho persuaso. Tornerà con sua moglie. Per forza, per non essere rovinato. Andiamo a trovare la signora Placida. Signor Don Marzio, in confidenza tra voi e me, lasciate che io vi dica che voi siete una gran lingua cattiva. Si lamentano della mia lingua e a me pare di parlar bene. È vero che qualche volta dico di questo, di quello, ma credendo dire la verità non me ne astengo. Dico facilmente quello che so, ma lo faccio perché sono di buon cuore. Ecco,
Anche questa è accomodata. Se dice il vero, è pentito, e se finge, peggio per lui. Grande Ridolfo, voi siete quello che unisce i matrimoni. Ella invece è quello che li disunisce. Sei un gran dottore. Mi scusi se vuole, e se non vuole, mi levi la sua protezione. Te la leverò, te la leverò. Non ci verrò più a questa tua bottega. Ah, il cielo lo volesse! Un caffettiere che fa il ruffiano. Ridolfo! Eccoli qua, i tre pazzi! Il pazzo discolo, la pazza gelosa e il pazzo glorioso. Ah, ma in verità io provo una consolazione infinita. Caro Ridolfo, vi devo la pace, la quiete e posso dire la vita. Ma ora sono un altro uomo. Spero che questo mio cambiamento sia durevole a nostra consolazione. Mi fate commuovere. Dunque, vogliamo andare a casa? Ma sono ancora tutta lacrime. Arruffata, scomposta. Vi sarà mia madre e tutti i miei parenti ad aspettarci. Non voglio che mi vedano con le lacrime agli occhi. Ridolfo, avete voi uno specchio? Vorrei un poco vedere come sto. Suo marito le avrà guastato il tupè. Oh, se vuole specchiarsi, secondo me conviene andare qui, nei locali della bisca. No, lì dentro non vi metto più piede. Ma come, non la sa la novità? Pandolfo è stato arrestato. Sì? Sì. Beh, se lo merita, me li ha mangiati gli zecchini. Andiamo? Beh, se non vi è nessuno, andiamo. Andiamo, vi faccio strada da questa parte, venite. Andiamo. Io lo so perché Eugenio è ritornato in pace con sua moglie. È fallito, non ha più da vivere. La moglie è giovane, è bella, non l'ha pensata al male. E Ridolfo gli farà da ruffiano. Andiamo dunque alla locanda a prendere il vostro piccolo bagaglio. Caro marito, ma come avete potuto abbandonarmi? Via, non parliamone più. Vi prometto che cambierò vita. Lo voglia il cielo. Andranno insieme in pellegrinaggio a combinare altre truffe. Oh, signora ballerina, che avete che vi parete turbata? Mi meraviglio del locandiere che tenga nella sua locanda simil sorta di gente. Di chi intende parlare? Parlo di quella pellegrina, la quale è donna di malaffare, e in questi dintorni non ci sono mai state di simili porcherie. Signorina, come parlate dei fatti miei? Io sono una donna onorata, non so se così si possa dir di voi. Se foste una donna onorata, non andreste così in giro per il mondo. Sono venuta in cerca di mio marito. Ah sì, e l'anno passato in cerca di chi eravate? Io in Venezia non ci sono mai stata. Siete una bugiarda. L'anno passato avete fatto una trista figura in questa città. Chi v'ha detto questo? Eccolo lì, il signor Don Mazio me l'ha detto. Io non ho detto nulla. Egli non può aver detto una tal bugia. Ma di voi sì. M'ha raccontato la vita, i bei costumi. M'ha informata che ricevete gente di nascosto per la porta di dietro. Io non l'ho detto. Sì che l'avete detto. È possibile che il signor Don Marzio abbia detto di me una simile cattiveria? Vi dico che non l'ho detto. Sì che l'ha detto. E l'ha detto anche a me. E dell'una e dell'altra. Della pellegrina che è stata l'anno passato in Venezia. E della ballerina che riceve le visite per la porta di dietro. Io l'ho sentito dire da Ridolfo. No, io non sono abituato a dire cose del genere. Anzi, abbiamo anche litigato per questo. Disgraziato! A me ha detto che mio marito aveva una relazione con la ballerina e con la pellegrina, e me le ha dipinte come due scelleratissime femmine. Bugiardo! Maledetto! Signor sì. Voi avete creato mille disordini e con la vostra lingua avete infangato la reputazione di due donne onorate. Anche la ballerina onorata? Tale mi vanto di essere. L'amicizia con il signor Leandro non era che destinata a sposarlo, non sapendo che gli avesse altra moglie. La moglie là, e sono io quella.
E se avessi dato retta a Don Marzio l'avrei sfuggita nuovamente. Indegno! Impostore! Maldicente! Pettegolo! A me, questo, a me, che sono la persona più onorata del mondo! Per essere onorato non basta non rubare, bisogna anche trattare bene! Io non ho mai compiuto una malazione! Il signor Don Marzio l'ha fatta bella! Hanno legato Pandolfo e si dice che domani lo frusteranno! Signor protettore, tra voi e me, far la spia è azion da briccone. Altro che castagne secche, signor spione. Alla berlina, alla berlina. Spione. Riverisco il signor spione. Via dalla mia bottega, spione. 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 Sei uno spione. Spia. Sono stordito. Sono avvilito, non so più in che mondo mi sia. Spione a me. A me, spione. Per aver svelato accidentalmente le malefatte di Pandolfo, sono imputato di spione. Ma io non conoscevo il birro. Non prevedevo l'inganno. Non sono reo di questo infame delitto. Eppure tutti mi insultano, mi vilipendono. Nessuno mi vuole, ciascuno mi scaccia. Sì, hanno ragione, la mia lingua, o presto o tardi, doveva condurmi a qualche gran precipizio. Ho perduto il credito, non lo riacquisterò mai più. Anderò via da questa città. Sono costretto a partire. E per causa della mia trista lingua mi priverò di Venezia, dove tutti vivono bene, tutti godono la libertà. Tutti prudenti, cauti, onorati.